questa lingua e di portarla al passo con come viene utilizzato veramente l'italiano oggi, non ha mai preso piede, non è mai stata esplorata, cioè dopo pazienza, dopo pochi altri, sì, poche persone si sono collegate in questo. Io poi scrivo sempre le frasi devono essere corte, non bisogna mai usare aggettivi. E soprattutto io sì, non descrivo niente, anche perché ormai le persone con la televisione, il cinema, cioè, hanno già visto e sentito tutto, quindi è molto più facile oggi per un lettore oggi immaginare quello che non c'è scritto nel testo che leggerlo. Io mi immagino sempre 200 anni fa quando tutta la famiglia leggeva Dickens, no? Di fronte al focolare, allora sì che c'era bisogno di fare la descrizione della poltrona, perché questo era il piacere della lettura. Oggi il ritmo della lettura, il ritmo della vita, e la percezione nostra, la nostra attenzione, mia attenzione, è molto più scarna. Io voglio... Sì, perché poi il dettaglio, cioè quando arrivi a tagliare, a rendere sempre più asciutto, il dettaglio deve essere pertinente, e per assurdo, cioè, un tappo di plastica è sempre un tappo, cioè, è sempre un tappo di plastica, se c'è un tappo di plastica perché serve che ci sia, non perché c'è un tappo di plastica. C'è qualcuno dal pubblico che vuole fare qualche domanda?